è nata l'idea di allestire Dolores Hotel? La idea è nata insieme a Laura Pulin, che è la regista di questo spettacolo, nel quale noi abbiamo proposto di collaborare con lei, come la conosciamo anche come una grande regista. E come è nata la vostra passione per il tango? Beh, allora, la passione per il tango dovremmo stare molto tempo poi a raccontarla, la riassumiamo abbastanza veloce. È nata per me nell'anno 87. Da tantissimo tempo ero piccolo, ho iniziato a ballare e mi è piaciuto molto subito l'intesa anche con la donna di ballare, avere questa comunicazione non verbale, no? Ed è lì è partita questa grande passione anche per la danza, no? Per il tango. Anche questo gioco dei ruoli dove uno entra e per noi donne dobbiamo seguire, l'uomo deve guidare, c'è l'improvvisazione, ogni ballo è diverso dell'altro, questa intesa e poi essere contenuti in un abbraccio, credo che questo è molto affascinante. Il tango è un abbraccio e? Il tango è un abbraccio e anche un modo di comunicare, come dicevamo prima, non verbale, di riuscire a stare insieme a una persona, muovendosi senza parlare, cioè sentendo, avendo dei sentimenti nel movimento. E l'espressione di diverse emozioni attraverso un abbraccio. E, oltre alla comunicazione, credo che ogni coppia riesce a fare un prodotto unico dove si esprimono le proprie individualità creando un'unità diversa e questo è magico. Vecchia guardia, epoca d'oro del tango e tango moderno. Quali sono le sonorità che preferite? Beh, nel caso mio l'epoca d'oro del tango. Cioè, penso che sia stato il boom, diciamo, in quel periodo là, che nel quale anche oggi continua a suonare, anche con le nuove orchestre che stanno, diciamo, ricreando di nuovo quei suoni, no? Quel modo di suonare che era l'epoca d'oro del tango, gli anni 40-50. Anche per me, l'epoca d'oro del tango, secondo me, è la più ricca. Voi siete anche maestri di tango. Qual è lo stile che preferite insegnare? Allora, lo stile è il tango salon per noi. C'è il tango classico di sala, no? Dove si va a ballare, dove c'è questo tango che è figurato a sua volta, ma con un abbraccio comunque che è chiuso. Ed è appunto un tango di sala che si fa socialmente, quindi ha una connotazione sociale, dove si balla nelle sale, tutti insieme, ci sono delle regole da seguire e ha appunto questa anche parte dove si socializza. Qualche consiglio per chi si avvicina al tango per la prima volta? Il consiglio è avere molta pazienza. Cioè, bisogna avere molta pazienza, il tango non è un ballo nel quale subito si comincia a ballare, no? Ci sono delle regole, ci sono dei codici dove si devono rispettare, nel quale c'è il gioco di uomo-donna, no? Quando uno va a ballare alle milonghe, quando il modo anche si invita alle persone a ballare, quindi ci vuole tempo. E, oltre alla pazienza, credo che ci vuole tenacia e il volere, no? Mettersi un po' in gioco, no? Perché uno si mette in gioco tutto se stesso ballando, abbracciando un'altra persona che a volte si viene in coppia, a volte si viene senza coppia, quindi è un po' aver voglia di mettersi in gioco, ecco. Cosa credi che la gente dovrebbe sapere dell'intimo pensiero tanghero di Margarita? Diciamo che è un ballo che si fa con il cuore, quindi ecco, credo che io ci metto il cuore quando ballo. E invece dell'intimo pensiero tanghero di Walter? Ma penso sono molto d'accordo con Margarita in questo, cioè in questo siamo molto molto d'accordo in questa sintonia, no? Un tango su tutti? Allora, per me sarebbe uno del Roberto Goyeneche, che si chiama Affiches. E io non posso definire uno, mi piacciono tanti e poi dipende la giornata, lo stato d'animo, quindi mi piace Goyeneche, mi piace la sua poesia, come così mi piace a volte D'Arienzo perché è giocoso o quando sono più malinconica magari Tanturi, quindi credo che non potrei scegliere uno. Un progetto per il futuro?
Allora, credo che il mio progetto per il futuro è continuare a diffondere il tango nelle sue forme, sia come lezioni, artistica, quindi con spettacoli. Credo che questo che mi ha portato qui in Italia è quello che voglio continuare a fare e penso sia il mio progetto, ecco. Sono d'accordo con Margherita in questo, perché sì, la pensiamo uguale, cioè nel senso che noi cerchiamo di diffondere il più possibile, no, questa cultura, che non è solo una danza, no, è anche una cultura che è stata dichiarata anche patrimonio dell'umanità, no? Per cui avere l'onore di poter essere partecipe di questo, di trasmettere questa cultura, per noi è una grandissima soddisfazione. Ella se toma paura, perderte de esta vida jugando, pero mucho mejor que no te den muchas, no, que eres el ángel de barrio, que regala flores todas, le dio por el corazón, que quedan soñadas. Dolores Hotel, finalmente anche al Teatro Comunale di Lonigo torna uno spettacolo di danza. Ci immergiamo nell'atmosfera di Buenos Aires, andiamo in Argentina. In scena ci sono 6 ballerini argentini con le coreografie di Margarita Clurfan e Varte Cardoso, che raccontano attraverso il teatro danza questa storia che non è solo danza, non è solo atmosfera tanghera, ma è anche una storia teatrale, e per la prima volta arriva anche il tango qui al Teatro Comunale di Lonigo. Unico spettacolo di danza o torneranno altre proposte? La stagione di quest'anno offre un altro appuntamento di danza, questa volta con la danza contemporanea, perché il 10 di febbraio qui andrà in scena uno spettacolo di teatro danza importante. Porteremo in scena la Divina Commedia, e insieme con me sul palcoscenico, in questa nuova produzione che mette insieme i canti di Dante Alighieri con la musica contemporanea e con la danza contemporanea, ci sarà la coreografa Silvia Bertoncelli, che insieme a Stefano Roveda racconterà questo viaggio all'interno delle 3 cantiche della Divina Commedia. Sarà uno spettacolo davvero singolare, che sono contento approdi al Teatro di Lonigo.